Ok, oggi la luce fa un po' schifo, ma mi è bruciata la lampadina, scusatemi. Per la recensione videoludica di questo mese, recensione videoludica è un nome che gli ho dato io a caso al momento, abbiamo il gioco Catherine. Uscito in Giappone il 17 febbraio del 2011 e negli Stati Uniti nel 26 luglio dello stesso anno, Catherine è il primo gioco sviluppato da Atlus nella settima generazione di console, ovvero quella di Xbox 360, PlayStation 3 e Wii Note. L'idea di base di questo gioco è quella tipica di un platform barra puzzle game, in cui dovremo portare il nostro personaggio, ovvero Vincent, a scalare un muro composto da cubi, spostando questi ultimi per creargli dei passaggi agevoli. E fin qui tutto facile, direte voi. Ma ovviamente io recensisco videogiochi per le trame, non per il gameplay, per quanto questo sia bellissimo. In poche parole, non mi vedrete mai recensire uno degli ultimi Call of Duty. Comunque, citazione. Considero questo gioco uno dei migliori dal punto di vista di trama della settima generazione videoludica per via della capacità che ha di farti entrare in simbiosi col personaggio, di sentire le emozioni che questo personaggio sta provando in quel momento. Ma voi non sapete cosa succede a questo personaggio? Lo spiego io, sono qua apposta. Il protagonista è Vincent. Questo ragazzo, ormai neanche tanto perché ha superato i 30, fidanzato con Catherine. La storia parte con la classica situazione di coppia in cui il ragazzo bambinone non vuole impegnarsi seriamente con la propria compagna. Ma sapete meglio di me che se tutto fosse così scontato, le trame non partirebbero nemmeno. Infatti, in quel periodo, nella zona dove abita Vincent, circola una strana voce secondo cui se sogni di cadere nel vuoto, non ti risvegli, cioè ti risvegli morto. Muori, insomma. Infatti nei notiziari appaiono sempre più spesso persone di sesso maschile ritrovate morte la mattina nel proprio letto. Il motivo, come scoprirà a suo malgrado Vincent, sono dei sogni in cui gli uomini, infedeli per molti motivi, si ritrovano a salire delle enormi scalinate a gradoni per non si sa bene quale motivo. Cioè, lo si saprà, ma più avanti. Non vi spoilerò niente. In tutto questo c'entra Catherine, con la C, appunto quella che dà il titolo al gioco. Questa ragazza che seduce Vincent al bar, e del bar ne parleremo dopo, e con cui Vincent si risveglia la mattina dopo senza però ricordarsi nulla della nottata. Non voglio soffermarmi di più sulla storia di questo gioco perché davvero vale la pena di essere giocata. Soprattutto per le sequenze a cartone animato, molto simili come disegno a quello che può essere Lupin, che portano il giocatore veramente in uno stato di ansia, quasi tale a quello che provi giocando effettivamente. Effetto molto difficile da ottenere, sia in quelli che sono i videogiochi, ma anche in quello che è la letteratura, piuttosto che il cinema e altro. Non è per niente facile coinvolgere lo spettatore, o il videogiocatore o altro, sempre allo stesso modo in ogni momento del gioco o dell'opera comunque in generale. Comunque, la parte più particolare di questo gioco, scusate il gioco di parole, e scusate il gioco di parole con gioco. Oddio, mi sto impappinando. È la parte relativa al bar. Nelle parti del bar, che sono un pre-livello, potremo muoverci con Vincent liberamente tra il bagno, l'interno del locale, andare al bancone a prendere da bere, parlando con i vari personaggi, che poi ritroveremo nei sogni, sotto forma però di pecore. Starà a noi infatti riconoscerli. E il bello è che saranno comunque molto riconoscibili per via di dettagli, come il cappello, la sciarpa, gli occhiali. Veramente un lavoro molto ben fatto e molto divertente. Durante le sessioni al bar potremo anche rispondere ai messaggi delle due Catherine, e a seconda di come verranno mandati i messaggi, in che modo scriveremo una determinata risposta, il nostro karma salirà o scenderà, come anche nel parlare con altre persone. Poi vi spiego anche la questione del karma. L'ultima chicca del bar prima di passare all'altro è il gioco Raperonzolo, ovvero Rapunzel, che non è altro che lo stesso gioco Catherine riportato come cabinato arcade,
dove potremo muovere solamente un numero determinato di cubi per passare da un livello all'altro. Anche questo, geniale. La questione del karma di cui vi stavo parlando prima invece è un indicatore che andrà verso sinistra o verso destra a seconda delle nostre risposte che daremo a personaggi, a messaggi o altro, o a come ci comporteremo in varie situazioni, il cui risultato servirà a definire il finale della storia, poiché ci sono ben 8 finali, bellissimi tutti, da vedere assolutamente, ognuno con il proprio significato e ognuno con la propria conseguenza, poiché infatti nel gioco non è presente solamente il finale, ma anche quello che accadrà a lungo termine a Vincent, anche quello dettaglio bellissimo. Insomma, un gioco veramente da giocare assolutamente per gli amanti tutto quello che è il semi-horror, perché comunque è un gioco molto cupo, molto horror e che mette molta angoscia, soprattutto quando i personaggi si rendono conto di star sognando tutti la stessa cosa. È un gioco che consiglio, insomma, è un gioco che consiglio veramente a chiunque. Ma come leggete dal titolo, questa non è solo una recensione, ma è anche un video unboxing. Quindi non ci resta altro da fare se non aprire questa bellezza. Oh, siamo arrivati al momento dell'unboxing. Notare prima di tutto lo sfondo blu bellissimo appositamente studiato per questo unboxing. Quasi non sembra che io sia in ginocchio su un copriletto, vero? Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Questa è la Limited di Catherine. Vediamo se riesco a centrare la telecamera. Spero di sì perché è messa piuttosto male. Bene, questa è la versione per Xbox 360. Facilmente intuibile dalla scritta qua sopra. Si notano subito le dimensioni di questa scatola, sembrano le classiche dimensioni delle scatole dei videogiochi per PC degli anni 90, ne avevo una marea, non so che fine gli abbia fatto fare mio padre, ma questa è un'altra storia, andiamo avanti. Troviamo ovviamente il titolo, Catherine, l'edizione che è la Starship Edition, l'immagine di copertina che è Catherine, quella con la K, cioè la ragazza del protagonista, e tutto attorno, appunto il protagonista... La Catherine, quella con la C. Sincero, passerò per sfigato, ma wow. Qui in basso ancora, ecco, ancora Catherine, quella con la C. Qui in alto sempre Catherine, una cosa diversa, sempre lei. E qui dietro le varie informazioni in 1, 2, 3, 4, 5 lingue diverse. Perché la Deep Silver è la distributrice del gioco in tutte le regioni PAL. Cioè nella regione PAL, in tutte le nazioni della regione PAL. Quindi Nuova Zelanda, Italia, Germania, Inghilterra e via dicendo. Procediamo ora all'apertura. Dove cazzo si apre? Qua. Perfetto. Non vuole aprirsi. Perfetto. Oh. Oh, là. Prometto che per Natale riuscirò a far uscire questa. Eccola qua. Troviamo subito una... sotto confezione. E la cosa particolare è che è una confezione della pizza. Troviamo sempre il simbolo del gioco, ovvero la pecora o il montone. Appunto, Starship, spesso Deliver Pizza. Hot, really delicious. Wow. Effettivamente il materiale ricorda molto quello dei classici cartoni antitaglio della pizza. Non che ci voglia molto a ricordarlo. In fin dei conti, solo cartone. Ed ecco il gioco, Catherine. È incartato perché io il gioco lo possedevo già. L'ho prestato a un mio amico. Berratti, ricordati che quel gioco è mio. La particolarità della copertina di questo gioco è che è double face, ovvero a seconda della Catherine che preferiamo, possiamo scegliere se mantenere questa copertina oppure girarla e utilizzare l'altra con ovviamente l'altra Catherine. Andiamo avanti. La maglietta, abbiamo la maglietta del protagonista, vediamo se riesco a aprirla, non la piegherò mai più, rosa proprio come piace a tutti noi maschietti, abbastanza grande, non ho ancora guardato la misura sinceramente, è una L, perfetto, va bene per me e per tante persone ma non per tutte, che è un commento veramente inutile. E ora passiamo ai sottobicchieri. Ovviamente se questo è un cartone della pizza, insieme alla pizza si consegna anche la birra.
E dove vuoi appoggiare la birra se non sui fantastici sottobicchieri di Catherine? Sul primo abbiamo Vincent, mentre sul secondo Catherine, con la C. La ragazza di Vincent non se la cagano mai, a parte nella copertina, ma comunque, appunto, essendo double face, puoi tranquillamente eliminarla. E sul retro per entrambi troviamo il logo Stray Sheep, appunto il logo lo stesso che troviamo sul cartone della pizza. Non so voglia di capire come si sta a girare per la telecamera, siccome sono al contrario, quindi vado avanti. Ed infine il poster. Classico poster che nessuno con un po' di cervello attaccherebbe mai al proprio muro di casa. Mi conviene montare una foto sul video perché se no non vedrete mai assolutamente un cazzo. Perfetto. Oh, direi che si vede decisamente meglio, no? Lo sto rovinando, lo sto rovinando. Cazzo, lo sto rovinando. Che dire di questa Limited? È rasa di roba pressoché inutile, però carina per chi non ha niente da fare dalla mattina alla sera. Ah, notare ora sul retro della maglietta, oltre alla scritta Catherine, penso sia l'indirizzo. Ah, no, l'indirizzo email. Boh, non lo so. Rimarrete nel dubbio per sempre come si piegano le maglie. Boh. Mettiamo dentro il gioco, comunque Limited piuttosto inutile, però veramente curata piuttosto bene, tanti bei dettagli e tanti commenti inutili da parte mia, quindi meglio tornare al video. Bene, il video di oggi finisce qui. Come sempre in descrizione troverete link utili, inutili, link interessanti, cose che sono interessate a me durante la settimana e quant'altro. Ringrazio come sempre Micromancer, creatore del blog Micromaniacs, per la sigla e le canzoni in sottofondo. Inoltre, volevo dirvi che settimana prossima ci sarà un video molto particolare, poiché sarà realizzato interamente a fumettopoli. Oddio, quasi interamente, alcune parti saranno fatte qui in camera mia. Per chiunque fosse interessato, quindi vi consiglio di guardarlo, e se non volete proprio perderlo, iscrivetevi. E dopo aver fatto la parte del marchettaro, classico finale. Io ve lo consiglio, poi fate voi.